un'operazione congiunta della polizia e della guardia di finanza, un arresto per detenzione illegale di armi e munizioni tra Sciacca e Contessa Entellina. Sotto il coordinamento della questura abbiamo... La Polizia di Stato di Sciacca, agli ordini del commissario Salvatore Siragusa, e la Guardia di Finanza di Sciacca, coordinata dal capitano Giorgio Lozia, nel corso di un'operazione congiunta hanno arrestato L.A., sono le iniziali del nome, 50 anni, agrigentino, perché è sorpreso in possesso, in due distinte abitazioni, tra Sciacca e Contessa Entellina, di 12 armi da fuoco, tra pistole e fucili. Alcuni con la matricola brasa e poi 26 armi bianche, soprattutto pugnali, e oltre 1.800 munizioni di vario calibro. L'uomo ha un regolare permesso per la detenzione di 180 armi, di cui è collezionista, ma oltre tali armi ne sono state trovate altre mai denunciate. Poliziotti e Fiamme Gialle hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 70 preziosi reperti archeologici, adesso inviati alla soprintendenza per gli accertamenti storici. L'arresto ai domiciliari del cinquantenne è stato convalidato dal Tribunale di Termini Merese, competente perché la maggior parte delle armi è stata scoperta a Contessa Entellina, e poi è stato imposto l'obbligo di dimora a Sciacca. È stato un intervento effettuato in modo congiunto con i colleghi della Guardia di Finanza della compagnia di Sciacca, con i quali abbiamo lavorato in splendida e in ottima sinergia. Siamo intervenuti per controllare che questa persona detenesse in modo legittimo e regolare le armi, e durante le attività di perquisizione con la Guardia di Finanza abbiamo trovato pure una settantina di pezzi che noi riteniamo essere di interesse archeologico, e anch'essi insieme alle armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro penale, in attesa ovviamente di un successivo approfondimento con un consulente tecnico in grado di confermare il valore artistico e di interesse archeologico di questo materiale. L'arresto è scattato perché c'era una parte delle armi che non era inserita nella denuncia di collezione, quindi è stata ovviamente sequestrata. Si tratta di armi corte, armi lunghe, circa 1.800 munizioni e 26 armi bianche tra coltelli e stiletti. Come accennavo poc'anzi, gli accertamenti dovranno continuare sia in relazione alle armi, ma soprattutto in relazione ai reperti che abbiamo sequestrato, per capirne sicuramente la provenienza e per accertarne il reale valore storico-archeologico. È stata un'attività in sinergia tra le Fiamme Gialle Saccenzi e gli uomini del locale commissariato di pubblica sicurezza, grazie alla quale sono state rinvenute complessive 12 armi da fuoco, 26 armi bianche, principalmente pugnali, e circa 1.800 munizioni, delle quali il soggetto, titolare di licenza di porto d'armi, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione attestante il legittimo possesso. A ciò si aggiunge, nell'ottica di un'attività trasversale, il sequestro di circa 70 pezzi di interesse verosimilmente storico e archeologico, che saranno messi a disposizione della competente soprintendenza per una successiva perizia.